Sono passati ormai 7 mesi dall'inizio della pandemia, ma la situazione non è cambiata. Il governo non ci ha ancora dato risposte chiare e concrete su nulla. Sta procedendo a tentoni, ma questo causa solamente vittime. E tra queste vittime ci sono sicuramente gli studenti. Ha riaperto le scuole da poco, ma intanto ne stanno già chiudendo alcune. Già i corsi di recupero avevano provocato circa 300.000 persone in quarantena, tra cui studenti, professori e personale ATA. Questo perché tutti i governi di qualsiasi colore hanno sempre tagliato sull'istruzione. Tagli miliardari per salvare banche, aziende o addirittura per finanziare scuole private, dunque non garantendo un diritto allo studio realmente universale. Le conseguenze di questi tagli le abbiamo vissute in tutti questi anni e la pandemia ha amplificato i problemi già esistenti nelle scuole italiane. La riapertura delle scuole in totale sicurezza si tratta di una pura menzogna che ci ha ripetuto in tutti questi mesi il governo. Questa sicurezza, difatti, non può essere garantita. Ad oggi le scuole presentano tetti di edifici che cadono. Difatti, più del 50% delle scuole italiane non sono a norma antisismica. Ci sono classi pollaio con 30 o più studenti. Anche lo stesso MIUR ha definito come numero massimo 30 studenti per classe. Ma questo, come ben sappiamo, non garantisce, non permette metodi di distanza. Altro problema sono i mezzi pubblici, che ovviamente sono pieni e dunque non permettono un distanziamento sociale. Il governo già mette in ipotesi di tornare a usare la didattica a distanza, ma come abbiamo già visto, questa esperienza è stata disastrosa per gli studenti. Difatti, evidenzia ancora di più le diseguaglianze sociali esistenti. La didattica a distanza non mette in conto tutti gli studenti che non possono possedere una connessione stabile o di tutti coloro che non dispongono di dispositivi tecnologici per svolgere queste lezioni online. E penalizza ancora di più le famiglie povere, ma soprattutto le donne, che si vedono ricadere ancora di più il lavoro domestico e di cura. La scuola, come sempre stato, ma oggi più che mai, è il riflesso del contesto e del sistema sociale in cui viviamo. La scuola, come qualsiasi altro contesto, luogo di lavoro, istituzione, in questo sistema presenta differenze di classe e nessuna prospettiva di garanzia di sicurezza. Il colpevole di questa situazione non è semplicemente la pandemia, ma è soprattutto il sistema capitalistico, che ha come unico valore il profitto. Questo sistema non solo non ci permette un'istruzione realmente pubblica e gratuita, ma soprattutto sicura, ma ci riserva un futuro di precarietà. Quella che stiamo vivendo è senza dubbio la più grande crisi sanitaria della nostra epoca. Prima di questa c'era stata solo l'influenza spagnola che creò milioni di morti in tutto il mondo. Però parallelamente a questa emergenza sanitaria sta avanzando una grandissima crisi economica. E questa crisi economica di fatto era una recessione che era alle porte prima della pandemia, ma che questa crisi sanitaria sta acutizzando e velocizzando. E c'è il rischio che questa recessione sia paragonabile a quella del 2008 come a quella del 1929, ma che possa trasformarsi a breve in una vera e propria depressione. In questo contesto, nel settore aereo, il settore dove lavoro, è in corso una grandissima crisi economica, appunto innescata da questa pandemia. Una crisi economica che vede le previsioni della IATA, che è l'organizzazione delle compagnie, con una perdita per questo anno di circa 87 miliardi di dollari per le compagnie e una riduzione del 50% dei ricavi. E proprio va anche detto che il trasporto aereo nell'ultimo decennio ha vissuto quello che possiamo considerare un periodo d'oro rispetto ai grandi guadagni, al grande lucro che hanno avuto le grandi compagnie, i grandi imprenditori e diciamo aziende internazionali del settore. E oggi però con questa crisi economica la prima cosa che hanno fatto è stata quella di porre in cassa integrazione i lavoratori del settore aereo come anche del turismo. E ci sono migliaia e migliaia di lavoratori appunto che sono in cassa integrazione che ha ridotto loro il salario del 50% e il pagamento dell'assegno è ritardato di 5-6 mesi. Ci sono lavoratori nel settore che ancora stanno aspettando appunto il pagamento della cassa integrazione, che di fatto è un diciamo un dispositivo governativo che serve sì per dare sostegno al reddito ai lavoratori, ma che prima di tutto esonera le aziende, i padroni dal pagamento dei salari. E rispetto a tutto questo anche
Questa grande crisi ha creato dei veri e propri licenziamenti nel settore aereo, che sono quelli dei lavoratori precari che si trovano senza lavoro perché non è stato rinnovato più loro il contratto e non hanno neanche un ammortizzatore sociale. All'interno di questo contesto c'è poi la crisi di Alitalia, che di fatto però si porta avanti da 10 anni. È una crisi che ha visto Alitalia fallire per 3 volte e ha visto circa 10.000 lavoratori licenziati nel 2008 e nel 2014, e grandissimi tagli al salario e alla normativa. E questo nel pieno periodo d'oro del settore aereo. La pandemia ha amplificato le fallacie del sistema capitalistico, a livello scolastico, ambientale, ma soprattutto sociale. Ad oggi, di fatti, il sistema economico ci ha dimostrato la sua totale incapacità a reagire a qualsiasi emergenza sociale. Un sistema che ha come unico valore il profitto e che è stato esso stesso colpevole della crisi ambientale e sociale in cui viviamo, non può rispondere all'emergenza ambientale in atto. La crisi ambientale si intreccia con quella sociale, poiché colpevoli di questa crisi ambientale sono le grandi aziende, che mettono CO2 e che lucrano sulle spalle dei lavoratori. Non solo le grandi aziende, ma anche i nostri governi, che si fanno rappresentanti di queste aziende inquinanti e che danno loro finanziamenti miliardari. Coloro che subiranno le più drammatiche conseguenze della crisi ambientale sono sicuramente le categorie più oppresse e sfruttate, ovvero studenti e lavoratori. Ed è proprio in questo contesto che la data del 25 settembre diventa una data molto importante. Difatti, il 25 settembre ci saranno grandi mobilitazioni a livello nazionale. Questa data riunirà gli studenti, gli operatori della scuola, i trasporti e i ragazzi del Fridays for Future. Gli studenti e gli operatori della scuola scenderanno in piazza per reclamare una scuola realmente pubblica, realmente gratuita, ma soprattutto sicura. E al loro fianco si mobiliteranno numerosi giovani di Fridays for Future, con azioni in tutta Italia che poi culmineranno nello sciopero globale del 9 ottobre. Ecco perché la data del 25 settembre è molto importante. In questa data non scenderanno solo in piazza gli studenti e i giovani, ma anche i lavoratori, che sono anch'essi vittima di questo sistema barbaro e sfruttatore. Lo sciopero è uno dei mezzi di lotta più importanti. Solamente grazie allo sciopero dei lavoratori che si può bloccare il sistema produttivo, proprio quello stesso sistema contro cui noi giovani lottiamo. Nella data del 25 settembre, noi studenti, a fianco dei lavoratori, rivendichiamo una scuola realmente pubblica, gratuita, universale e sicura. Rivendichiamo un diritto allo studio reale, ma soprattutto rivendichiamo che i luoghi di lavoro siano un posto realmente sicuro, dove non si accettano più ricatti fra salute, ambiente e lavoro. Per Alitalia il governo ha preso l'impegno di creare una new company nazionalizzata con un investimento pubblico di 3 miliardi, ma possiamo dire che questa è una falsa nazionalizzazione, ma è solo, diciamo, una modalità per traghettare con soldi pubblici l'Alitalia ridimensionata con meno lavoratori verso, diciamo, una vendita a privati, a compagnie aeree che già hanno messo gli occhi su Alitalia da diversi anni, su Alitalia ma sul settore aereo italiano in generale. Quindi, rispetto a tutto questo, il 25 settembre è stato indetto uno sciopero di tutto il settore aereo, sia delle compagnie aeree, sia che delle società aeroportuali che dell'indotto. Questo perché il settore sta vivendo una grandissima crisi occupazionale e economica, in cui molti lavoratori sono ancora in cassa integrazione e non sanno quando potranno tornare al lavoro. Ma diciamo anche che non vogliamo tornare alla normalità, perché tornare alla normalità per i lavoratori del settore aereo vuol dire tornare ad una situazione di super sfruttamento. Una situazione di ultra precarietà in cui, diciamo, gli orari di lavoro sono estremamente flessibili e i contratti di lavoro sono ormai praticamente solo precari. All'interno di questo sciopero, quindi, scioperanno i lavoratori d'Italia contro questa falsa nazionalizzazione e contro i licenziamenti. Ci sarà una vertenza importante ancora in corso a Milano Linate dei lavoratori di Airport Handling, che stanno lottando a difesa dei loro posti di lavoro, in quanto Alitalia sta internalizzando sull'aeroporto di Linate delle attività che di fatto licenzierebbero questi lavoratori e verrebbero sostituiti con dei precari. Ci saranno delle lotte anche nell'aeroporto di Pelona, dove, diciamo, gli aeroportuali stanno vivendo tutta la stessa situazione, cioè una situazione che non sanno quando torneranno a lavorare, è una situazione di cassa integrazione che sta vedendo un salario dimezzato. Questo succede, uno sciopero ci sarà anche a Venezia e anche in altri aeroporti italiani. Noi pensiamo che questo sciopero sia molto importante, sia uno sciopero chiaramente difficile, è stato indetto dalla Coopertrasporti e gli altri sindacati sono completamente assenti da mesi in un settore strategico e in piena crisi. Noi crediamo che questo sciopero sia importante per, diciamo, rimettere, di far parlare e dare voce ai lavoratori, uno sciopero che debba innescare a livello nazionale diciamo, quella voglia di rivalsa dei lavoratori che devono andare a riconquistarsi prima di tutto i loro posti di lavoro, ma anche diritti e salari che già
già da anni vengono loro negati. Il sistema capitalistico è arrivato ad un punto che non può più permettere progresso. Siamo arrivati alla putrefazione del capitalismo, ad un imbarbarimento completo del sistema. Siamo all'inizio di una recessione globale, le emissioni continuano a crescere e sempre più ci stiamo avvicinando ad un punto di non ritorno. A noi giovani spetta un futuro di precarietà e disoccupazione. Vengono smantellati sempre più i diritti dei lavoratori e le politiche di austerity saranno sempre più dure. Intanto però in tutto il mondo, come in Bielorussia, Libano, Stati Uniti d'America, Cile, Cina, eccetera, abbiamo un'ascesa delle lotte. Le masse scendono in piazza per effetto della pandemia e della crisi economica. Difatti si può dire che la situazione è esplosiva. Oggi più che mai però sentiamo la necessità di unire queste lotte, superando le direzioni burocratiche e le logiche settarie. Unire queste lotte sia a livello nazionale che a livello internazionale. Le lotte degli studenti funzionano solo se al loro fianco scendono i lavoratori, poiché, infatti, questi ultimi sono gli unici in grado di sbloccare realmente il sistema produttivo con uno sciopero generale. Ad oggi, però, abbiamo bisogno di strumenti indispensabili per far progredire queste lotte. Abbiamo bisogno di una direzione rivoluzionaria che guidi le masse. Ed ecco perché rivolgiamo un appello a tutti coloro che concordano con il nostro programma rivoluzionario di aiutarci a costruire a livello nazionale ed internazionale, la direzione, grazie alla costruzione di partiti e di un'internazionale rivoluzionaria. Solo grazie ad una direzione rivoluzionaria e a una reale solidarietà fra tutti i lavoratori del mondo riusciremo ad abbattere quel sistema capitalistico per costruire un nuovo, ovvero quello socialista, che è l'unico modello in grado di abbattere diseguaglianze socio-economiche, di superare la crisi climatica e di abbattere il sistema patriarcale, omofobo e razzista in cui viviamo. L'importanza dello sciopero del 25 settembre nel settore aereo è data già dal fatto che nella stessa giornata si troveranno lavoratori di diversi aeroporti e diverse categorie a scioperare e lavoratori che vivono tutti quanti nella stessa condizione materiale di incertezza ed insicurezza. E questi lavoratori devono unirsi tra di loro per rivendicare un salario garantito durante tutta la pandemia, un salario garantito al 100%, che rivendicano delle condizioni di salute e di sicurezza maggiori rispetto alle condizioni a difesa del contagio dal Covid-19 sui luoghi di lavoro. Questi lavoratori poi inoltre devono, attraverso queste rivendicazioni così definite democratiche, unirsi per rivendicare la nazionalizzazione di Alitalia, come anche rivendicare la nazionalizzazione degli aeroporti, che sia però una reale nazionalizzazione sotto il controllo dei lavoratori, che sono gli unici che possono con la loro esperienza portare avanti questa attività nel rispetto dei loro salari, dei loro diritti, ma come anche nel rispetto dell'ambiente e dell'utenza. Il 25 settembre è una giornata importante anche perché insieme ai lavoratori del settore aereo sciopereranno anche i lavoratori della scuola che sono al brese con la riapertura appunto delle attività scolastiche in piena pandemia. Nella stessa giornata poi ci sarà una mobilitazione degli studenti del Friday for the Future che hanno messo in campo delle iniziative appunto a difesa dell'ambiente e a difesa del clima. Nella stessa giornata qui su Roma ci sarà anche uno sciopero dei lavoratori dell'ATAC, anch'essi alle prese con una lotta a difesa della loro salute in cui con la riapertura delle scuole hanno dato la possibilità di riempire gli Audi fino all'80% della loro capienza, conteggiando anche i posti a sedere e i posti in piedi. Di fatto saranno autobus completamente pieni. Noi diciamo, pensiamo che all'interno di queste lotte bisogna prima di tutto unire attraverso queste rivendicazioni democratiche, portando ad aumentare la coscienza dei lavoratori verso diciamo, rivendicazioni più importanti e verso la rivendicazione, diciamo, la rivendicazione madre, cioè la lotta per l'abbattimento del capitalismo, per la creazione di un'unica società possibile che è una società socialista. Noi pensiamo che all'interno di queste lotte vada costruito lo strumento che serve appunto per portare a termine questo grande obiettivo e lo strumento che serve è la costruzione di un partito rivoluzionario, un partito rivoluzionario che nasca dalle lotte, che nasca dai lavoratori e soprattutto un partito rivoluzionario a livello internazionale. È quello che noi stiamo cercando di fare attraverso il Partito di Alternativa Comunista e attraverso la Lit quanto internazionale.